Due navi ad affiancare il traghetto di linea per i trasferimenti più rapidi, una postazione fissa del 118 in collaborazione con la Guardia Costiera, un hotspot con i servizi igienico-sanitari garantiti, monitorato dalla Croce Rossa con la supervisione delle organizzazioni umanitarie, e una struttura in cui tenere protetti i soggetti più vulnerabili. Con queste garanzie il neocommissario all'emergenza e migrazione Valerio Valenti si presenta a Lampedusa, primo punto di approdo della maggior parte dei migranti sbarcati in Italia. Vogliamo aumentare la capacità e migliorare la capacità di risposta degli hotspot esistenti, strutturarli meglio. Il nostro lavoro è quello di appunto lavorare a fianco alla Croce Rossa insieme all'UNICEF, assicurarci che le persone abbiano informazioni sul diritto dell'asilo e poi ovviamente offrire i servizi e i supporti necessari a tutte queste persone che identifichiamo come vulnerabili. L'esigenza di trasferimenti veloci il prefetto la tocca con mano in una giornata in cui, mentre 250 persone partono con traghetto di linea verso la Sicilia, altre centinaia di vite umane approdano sulla maggiore delle Pelagie, sempre di più i minori. Alcuni di questi sono qui da quasi un mese. Strutture come quella dell'hotspot di Lampedusa sono dei luoghi in cui non si possono garantire i diritti fondamentali delle persone più vulnerabili, come sono appunto i minori, e non si può dare una risposta adeguata ai loro bisogni specifici. I tempi di permanenza in luoghi chiusi di centinaia di persone di età, sesso e etnie diverse esasperano e creano forti tensioni, con ripetute risse pericolose anche per chi lavora all'interno del centro. Questo ragazzo tunisino è qua dentro da 20 giorni, in cui ne ha viste di tutti i colori. Gli chiediamo se ha capito che c'è un rappresentante del governo italiano in visita nel centro mentre lui ci parla da dietro il cancello. Ci risponde che non sa chi sia, ma ha capito che deve essere una visita importante perché il giorno prima avevano ripulito tutto. Uno standard che ora si auspica possa essere mantenuto anche in futuro.